Ciao amici di Molise Web TV, le immagini che stiamo vedendo si riferiscono ad un presepe molto particolare, presepe realizzato da Carmelina Bove, signora esile e al tempo stesso forte, di una forza morale unica, signora che vive a Boiano e che ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere da poco. Presepe unico e straordinario, dicevo, perché è Carmelina che da sola realizza il tutto, dalle casette ai personaggi, agli oggetti di uso quotidiano, alla scenografia tutta. Carmelina è una vera artista, lo è dentro, perché oltre alla manualità indubbia di cui è portatrice, riesce ad infondere in tutto ciò che fa quella forza misteriosa che attira lo sguardo e ci si compiace di poter ammirare ciò che si sta guardando. Presepe veramente straordinario perché mille e mille particolari, di cui è ricco, riescono a trasferire al fortunato visitatore un senso di pace e profondo amore. Carmelina, con i particolari minuti quasi impossibili da tenere in mano e che sono costati ore di lavoro e ricerca, riesce a coniugare il tutto in un quadro d'insieme, un quadro bellissimo di vita reale, vissuta, quella della quotidianità esaltata dalla nascita del nostro Salvatore. Ciò che poi, meravigliosamente straordinario, è l'umiltà e l'amore che pervade in tutta la scena, perché dai particolari sapientemente elaborati e costruiti da Carmelina rigorosamente a mano, emerge e riesce a percepire il senso ultimo del Natale, visione unica di un amore per la vita stessa, racchiusa in simboli ed essenze. Esaltazione di sentimenti racchiusi negli oggetti quotidiani e così, sapientemente elaborati, portano allora l'osservatore a sensibilizzarsi verso il senso del presepe, voluto atto d'amore ed espressione tangibile del nostro stesso atto. Riescono a ricordarci la nostra essenza divina e amore di cui noi stessi siamo portatori. Esaltazione di sentimenti, racchiusi negli oggetti quotidiani e così sapientemente elaborati, portano allora l'osservatore a sensibilizzarsi verso il senso del presepe, voluto atto d'amore ed espressione tangibile dello stesso. Riescono a ricordarci la nostra essenza divina e amore di cui noi stessi siamo portatori.
atto d'amore, atto nel solco della tradizione e senso di pace e armonia che ti pervade e rimane in te, dopo averne assaporato un po', nel rimanere estasiati a cercare quei mille e mille particolari, particolari in quel quadro stupendo. Sperando di essere riuscito a trasferire tutto ciò che pur nel tempo finito di un incontro ho avuto, e augurando a tutti un sereno Natale, un caro saluto, il vostro Angelo.